Hello there! Oggi faccio un Ask Cleo Toms. Era da un sacco di tempo che non facevo un Ask e vi ho chiesto di farmi le domande su Instagram questa volta. Ovviamente seguitemi sui vari social per il prossimo Ask. Qui sotto nella descrizione vi lascio i vari link. E quindi inizio a rispondere alle vostre domande. Più o meno avete lasciato 3.000 commenti, più di 3.000 commenti, quindi grazie, veramente grazie di cuore. E appunto ho scelto alcune domande a cui risponderò in questo video. Iniziamo con la prima. Arianna XXV chiede: qual è la tua marca di trucchi preferita a buon mercato? Quindi lasciamo stare la MAC. Mi piace tantissimo la NYX. L'ho provata negli ultimi mesi, non è una marca che conosco da tantissimo tempo, anche perché da poco ha aperto qui in Italia. E ve la consiglio tantissimo perché i prezzi non sono alti, ma la qualità mi piace davvero tantissimo, la qualità è veramente buona, quindi viva la NYX. Ma la Guida Alice chiede: quante volte sei andata in discoteca, quando è stata la prima volta e come è stata? In discoteca in tutta la mia vita ci sarò stata 3-4 volte massimo. E per il semplice motivo che non mi piace andare in discoteca. Preferisco fare mille altre cose. La discoteca è veramente l'ultima scelta e quando i miei amici ci vanno ormai sanno che non mi devono neanche invitare perché direi di no. E la prima volta ci sono andata con tutta la mia classe perché avevamo fatto la pizzata di classe. Credo fossi in terza liceo o in seconda liceo. Avevamo fatto questa pizzata in una pizzeria che aveva annessa la discoteca e siccome era un sabato sera poi chi voleva rimaneva lì e andava in discoteca e quindi siccome c'erano tutti i miei compagni, tutti i miei amici ho detto vabbè proviamoci e non mi piace assolutamente, quindi io no, la discoteca non è per me. Adriana La Sorsa chiede: fai partire la riproduzione casuale e dici cosa significa per te quella canzone. Siccome ho Spotify e su Spotify ovviamente ho tutti i miei artisti preferiti, farò partire casualmente proprio da Spotify. È The Quiet di Troye Sivan. E cosa posso dire di questa canzone? Mi piace molto. È una delle canzoni che è uscita con l'EP di Troye, quindi già a settembre questa canzone era pubblica, poteva essere ascoltata. Mi dispiace che durante i suoi concerti Troye non la canti perché a me piace molto. E sì, mi piace. Nicla Russo chiede: se un giorno ti svegliassi e ti ritrovassi in una favola, quale sarebbe e perché? A me piace moltissimo la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, di Ariel, della Sirenetta, e della Bella Addormentata nel Bosco. Però devo dire che tra tutte sceglierei Alice nel Paese delle Meraviglie per il semplice fatto che è una storia pazza, succedono cose stranissime, il Paese delle Meraviglie è un posto pazzo e poi vorrei troppo conoscere il cappellaio matto. Melania Metrangolo chiede: negli ultimi mesi abbiamo visto tanti cambiamenti che riguardano te come persona e anche il canale, ne vedremo altri? Un bacio. Allora, non so ovviamente esattamente a quali cambiamenti ti riferisci, però comunque sì, mi piace cambiare. A me in generale nella vita piace cambiare, mi piace cambiare stile, mi piace cambiare la camera, mi piace cambiare il modo di truccarmi, mi piace provare nuove cose, anche dalle semplici cose come la musica, conoscere nuovi artisti. Quindi sì, sicuramente avrete notato dei cambiamenti e continueranno ad esserci perché io sono fatta così, però questo non deve essere una cosa come per dire Cleo non è mai se stessa, perché proprio il mio essere se stessa è questo, ovvero in costante cambiamento, in costante scoperta, perché è il mio modo di essere, mi piace appunto cambiare e trovare sempre cose nuove. E quindi sì, in questo periodo mi piacciono molto i colori rosa e azzurro. Questo potrebbe essere un grande cambiamento nella mia vita, visto che fino a 2 mesi fa per me c'era solo il nero nella vita. WY0-0 chiede: scorri la galleria, clicca a caso su una foto e dici cosa ti ricorda. Ok, ah, carino. Allora, questa è una foto che ho fatto all'acquario di Valencia, perché sono andata insieme a mio papà con un viaggio organizzato da Radio Italia
per una giornata a Valencia, a fare shopping, a visitare la città, e abbiamo deciso di andare all'acquario e io sono stata felicissima perché io amo l'acquario, mi piace il mondo marino e ho fatto una foto a questo che voi sicuramente non lo vedrete perché è fatto apposta per mimetizzarsi. Praticamente sarebbe un cavalluccio marino, vedete, questo è il muso e questo è il corpo. È un cavalluccio marino stranissimo che è fatto in questo modo proprio per mimetizzarsi con la vegetazione sottomarina e mi piaceva tantissimo perché, cioè, sembra quasi, anzi, se non ricordo male, si chiamava tipo cavalluccio marino drago, perché sembra veramente un animale o che appartiene al passato o che appartiene a un mondo fantastico. Julie CR chiede: qual è la tua emoji preferita o quella che ti rappresenta e perché? Salutami, mi chiamo Giulia. Ciao Giulia. Una emoji che mi piace tantissimo mettere è quella dell'angioletto. Non so perché, però esprime le cose che io voglio dire solitamente, perché a me piace parlare con un po' di ironia, con un po' di sarcasmo, ma allo stesso tempo non voglio essere cattiva, quindi l'angioletto, diciamo che da un lato esprime la dolcezza e allo stesso tempo sembra una finta innocenza la emoji dell'angioletto, quindi direi l'angioletto. Beauty Scleo chiede: un tuo pregio e un tuo difetto. Molto velocemente, perché a questa domanda rispondo praticamente in tutti gli ask. Un pregio è la mia determinazione, perché quando io decido che devo fare una cosa, devo raggiungere una cosa, un traguardo, ci metto tutta me stessa, lo faccio e solitamente riesco ad arrivarci grazie appunto alla mia determinazione. E invece un difetto è la mia timidezza. Purtroppo io, quando conosco poco delle persone o anche solo una persona, non riesco ad aprirmi subito, non riesco proprio a parlare o a sentirmi subito a mio agio, e quindi sì, è una cosa che odio, perché mi piacerebbe invece mostrarmi subito per quella che sono, ovvero una che parla tantissimo. Anitare chiede: a che età ti sei resa conto di essere gay? Grazie mille se risponderai. Me ne sono resa conto più o meno a 14 anni e mezzo, 15, tra 14 e 15 anni. Giulia Paci chiede: ci racconti l'incontro con Bill e Tom Cowlitz? Questa è una domanda bellissima. Allora, praticamente è successo in questo mese, praticamente maggio è stato un mese fantastico perché sono successe un sacco di cose e la maggior parte di esse erano veramente inaspettate. Una di queste è un sogno che io veramente ho da quando ho 13 anni. E adesso ne ho 20, quasi 20, quindi sono tanti anni, 7 anni. Praticamente io sono sempre stata una fan enorme di Tokyo Hotel. Da 13 anni in poi loro sono stati veramente una band che mi ha accompagnato ogni singolo giorno con tutte le loro canzoni inglesi, tedesche. Veramente ero innamorata pazza di loro e lo sono tuttora, ma quando ero più piccola erano veramente la mia unica band preferita, cioè io non ascoltavo nessun altro se non i Tokyo Hotel. E il mio amore speciale era verso Bill, che è il cantante dei Tokyo Hotel, e anche Tom, che è il suo gemello, perché mi piace tantissimo il loro rapporto, il loro legame, come loro sono, si comportano tra di loro, mi piace tantissimo. E quindi sono sempre stati il mio punto di riferimento. In questo mese, appunto a maggio, Bill e Tom sono venuti qui a Milano perché Bill ha fatto uscire un suo EP, quindi lui come solista, ma i Tokyo Hotel non si sono sciolti, ha solo voluto fare un album, un EP da solista, quindi è venuto qui a Milano per presentarlo, per incontrare i fan italiani, e ovviamente è venuto insieme a Tom perché sono inseparabili, e quindi erano qui a Milano e ho avuto l'opportunità di intervistare Bill appunto per fare un video dove parlavamo della sua musica, del suo nuovo progetto, e quindi appunto ho incontrato Bill e Tom e io ancora non ci credo, cioè quando ho saputo che avrei potuto incontrarli e farmi intervista con Bill mi sono messa a piangere, cioè io ve lo dico, c'erano presenti una mia amica e mia mamma nel momento in cui proprio ho pianto, e ho pianto tantissimo perché era uno dei miei sogni più grandi, cioè io quando avevo 13 anni, prima di andare a letto a dormire, pensavo ai sogni che volevo realizzare, e uno di questi, a parte avere un cane, era quello di incontrare Bill, Tom, Georg e Gustav, che sono i Tokyo Hotel, e dirgli grazie per la loro musica, abbracciarli, ed è sempre stato un sogno per 7 anni, e poterlo realizzare, cioè
È impossibile, io quasi neanche ci credevo che un giorno si sarebbe veramente realizzato e quindi non vedo l'ora di farvi vedere questo video che ho fatto insieme a Bill, sarà su questo canale molto presto. Sono sicuramente, cioè noterete la mia emozione insieme a Bill perché ero seduta di fianco a Bill per l'intervista e al di là della telecamera c'era Tom, il suo fratello, che ci guardava a registrare il video. Quindi ero super nervosa, super in ansia, super emozionata, super felicissima ed è stata una giornata fantastica e io ancora una volta vi dico che se ci credete nei vostri sogni veramente si realizzano, vi giuro, ve lo dico col cuore e non sono sicuramente l'unica che ve lo dirà. Se credete nei vostri sogni e fate di tutto per realizzarli, possono davvero diventare realtà. Con questa ultima domanda, che veramente solo a ripensarci aiuto, concludo qui l'ask. Spero che vi sia piaciuto questo video e ditemi se volete altri ask e volete che faccia questo tipo di video molto più spesso, quindi mettete mi piace al video, fatemelo sapere qui sotto nei commenti e se non siete ancora iscritti a questo canale iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!